Ai Sony, Sony, no, 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 Sony, Sony, aia, tell me why. Ve le ricordate le pubblicazioni di 7-8 mesi fa, ragazzi? Il Venom sarà un horror fantascientifico. Sarà un film vietato ai minori sulla scia Logan. Sì. Sarà questo, sarà quell'altro. Ve le ricordate, vero? L'unica scia che vedo io qua è una scia di merda di 2 ore e 20, ragazzi. Abbondante, merda made in Sony, che impiega pure una vita ad arrivarti in faccia, cazzo. Butta la sigla, va, che sto pure ammalato. Ragazzi, sto pure male. No, veramente, sono ammalato. Sigla. Aia, ma sei scemo? Io sono Likes. The Channel. Ciao a tutti ragazzi, oggi parleremo un po' di Venom e visto che non me ne può fregare di meno ci andrò pesante fin dall'inizio con gli spoiler, quindi se avete in programma di andarvelo a vedere questo film, cosa che vi sconsiglio vivamente, saranno cazzaracci vostri. Prima di sfogarmi pienamente lasciatemi vomitare 2-3 considerazioni positive sul film, sulle potenzialità, che ne so, perché non tutto è sperduto. Allora, il film non è assolutamente da paragonare con gli altri franchise. Ricordate che stiamo parlando di un villain di Spider-Man. La notevole interpretazione di Tom Hardy, che ci fa dimenticare quanto sia debole questa sceneggiatura. Insomma, se sei uno che se ne va in giro a cercare o ad aspettare l'origin story perfetta, oppure l'adattamento cinematografico dei comics perfetto, questo film non farà per te. E cominciamo ragazzi, attenzione, perché questa non sarà una recensione del tipo "oh generalista, oh è riuscito il regista Fleischer ad ottenere delle sequenze ben fatte". Io le conosco quelle recensioni, fanno cagare come il film, ecco. La CGI nel complesso, ma vaffanculo. La domandina che ci dobbiamo fare, Sony, è la seguente: si tratta di un film passabile o stiamo parlando di un film che non si può proprio vedere? Te lo rispondo io, l'enigmatico quesito. Venom non è degno di essere confrontato nemmeno con il peggior film di casa Warner, ok? Non è un film, sembra un lunghissimo pilot di una serie TV per bambini. Questa considerazione ci porta alla seconda domanda, che un po' ce la formuliamo perché siamo amanti del genere o perché dobbiamo assegnare un'etichetta a tutto e a tutti. Quindi, tra i cinecomics mediocri, dove lo collochiamo questo Venom del 2018, mannaggia, numero 50 alle 21, che me ne rida sti soldi. Dico questo perché in quelle poche occasioni in cui il film ti fa ridere, magari hai l'impressione che sia un pessimo film vuoto, ma che può divertire effettivamente. Non a caso il regista Ruben Fleischer ha diretto lui Zombieland, se non ricordo male, film molto divertente. Ma non puoi imitare i film Marvel con Venom. Lui è un cazzo di stronzo. Venom, dai, te lo ricordi, cazzo? La scelta del copione non aiuta per niente. È senza personalità. La trama è il deserto del Sahara. Infatti il colore, le sfumature, la vita se la deve mettere per forza Tom Hardy con la sua interpretazione. Ma un attore, ragazzi, non può fare un film da solo. Ci sono mille altre componenti che ci girano attorno. E attenzione, l'interpretazione di Tom Hardy rende il film più interessante, non lo migliora, non lo migliora affatto. Addirittura vado oltre, anche se ci fossero state queste goccioline di sangue che ci le hanno tolte, il film avrebbe fatto cagare lo stesso, perché non cambia niente, il copione, la sceneggiatura è già marcia dalle fondamenta. Aspetta, no, che facciamo confusione, il copione è l'insieme delle battute di tutti gli attori, poi la sceneggiatura è il contesto in cui verrà girato il tutto. Parliamo di script, meglio se parliamo di script. Che cosa è mancato al film? Più scene come quella in cui combatte con il team SWAT, che tra l'altro è arrivata in ritardo. E di notte. Hanno usato lo stesso stratagemma DC per racimolare qualche soldo nella CGI. Non è servito a niente. Tutte queste scene d'azione, o quasi tutte, cadono velocemente nella mediocrità. Scene dimenticabili, come quell'inseguimento in moto o quell'orribile fuoco alogeno bianco. Madonna santa, Michael Bay si starà rivoltando nella sua villa a Hollywood. Fuoco bianco.
Corre con la stessa sorte anche la scena finale, fatta apposta sotto la luce della luna, così l'effetto Transformer è 100% assicurato. Sapete che cos'è, ragazzi, l'effetto Transformer? È quando vedi un combattimento tra due pupazzi e il tuo cervello non capisce una mazza di quello che sta accadendo, perché è buio e la CGI... beh... la CGI è quella che è, molto confusa. Un'orgia digitale senza controllo in cui i soggetti non hanno né un inizio né una fine. Effetto Transformer, signore e signori. E tu mi dici, ah ma sei un coglione, sono dei simbionti e non hanno una forma in combattimento. E io ti dico, fammela di giorno, quella cazzo di scena, e te la trovo io la forma. Te la trovo io la forma, fidati. E a questo punto che ti incazzi e mi dici, non è il massimo, ma mi piace lo stesso. Yeah. Mi fa divertire, mi è piaciuta molto la scena del ristorante. Quale? La scena del ristorante in cui mangia l'aragosta? Esageratissima, eh? E si butta dopo dentro la vasca piena di crostacei e grosse risate, eh? Hai ragione, sì, hai ragione, bravo. Prima di quel fatto era nel suo appartamento che vomitava e mangiava dalla spazzatura. Tutto molto ok, tutto molto anni 90. Ma perché Eddie deve dire a se stesso nel suo appartamento mentre è da solo... non mi sento bene? Chi l'ha scritto sto copione? Lo stiamo già vedendo che non sta bene, ragazzo, non lo deve dire. Si porta davanti allo specchio e tutto d'un tratto vede gli occhi e le labbra cambiati in modo strano. Fa un urletto che manco Hello Kitty e perde conoscenza. Io lì al cinema mentalmente mi sono alzato ed ho detto no, Eddie no, Eddie Brocco no. Dopo l'inizio del film cliché con la nave che si schiantava, no, ti prego, no. Il nostro personaggio riprende conoscenza, sente il vicino come sempre che fa casino con la sua chitarra elettrica, gli sta a un metro di distanza. Quando va da lui a lamentarsi si incazza e fa vedere questi occhi e questi denti tipo calabroni. Grosse risate, alcuni il fatto ha fatto schifo, io personalmente ho gradito, a me è piaciuto. Quello che non gradisco però è un giornalista protagonista capace di rubare informazioni riservate dal PC della ragazza per inculare un magnate delle biotecnologie, miliardario tra l'altro, mentre un coglione metallaro che vive proprio davanti a lui fa il bullo con... ma per quale motivo? Perché ha la ragazza figa? Perché ha i capelli lunghi? Perché? Ditemelo. Questo non ha senso per me. Fuori sei una cazzo di Lily Gruber e nel tuo palazzo sei la bitch del vicinato? No. Bene ragazzi, il film, oltre ad essere un lento abominio che fatica come la merda a decollare, è pieno di incoerenze come questa del vicino. C'è anche la scena dell'ospedale, che poi il nuovo ragazzo di Anne... non è un dottore, è padre Pio, è madre Teresa. Tutto a beneficio della trama, ovviamente. All'ospedale, come vi dicevo, senza sapere o senza conoscere il simbionte, riescono con la frequenza dell'attacco a separare il simbionte da Brock. Vedono questo cazzo di alieno che esce dal petto di Eddie. E che cosa fanno i tre? No, scusate, i due, perché Brock se ne va senza chiedere, senza indagare cosa cazzo aveva all'interno del suo corpo. La coppia che rimane da sola inizia questa accesa discussione alla Friends. Sì, la serie TV in onda purtroppo su Italia 1. Sì, ragazzi, nel 2018, quasi 19. E il tipo fa: ma cosa cazzo sta accadendo qui? E la tipa, la ex di Eddie: tra me e lui non c'è assolutamente niente. E poi lei: ah, ma stavi parlando di questo alieno bizzarro essere mai visto prima che è uscito dal culo del mio ex? Ah, guarda, non c'è più. Scusate. E poi c'è la scena del cagnolino, che sarebbe da cancellare con l'ammoniaca. I quattro geni scrittori responsabili del film, oltre ad abbeverarsi del film di Hulk, che ci scommetto, prendono in prestito anche dallo Spider-Man di Raimi, sì. Crocifiggetemi, si dice. Per rendere Eddie un po' più appetibile agli occhi del pubblico, che cerca di non morire di fame, Eddie che cerca di arrivare alla fine del mese
con San Francisco come cornice, orribile tra l'altro, pessima cornice. E come no, Eddie Brock che cerca in qualche modo di conquistare o riconquistare la femmina della sua vita. Insomma, per farla breve, la puzza di Sam Raimi mi è entrata dagli occhi e al cinema, cacchio. E io continuavo lì a fare le mie analisi e a farmi le seghe mentali, però è stato orribile, eh? Orribile. Per questo non penso che Peter e Eddie Brock si incontreranno mai, in nessun universo. Sarebbero lo stesso identico personaggio, uno però con uno script un po' più decente. Finisce il film, finisce sto benedetto film e ad un certo punto arriviamo alla scena mid-credit. A San Quintino, che ne so. E c'è Carnage che lo aspetta, il signor Cassidy, interpretato da Woody Harrelson, e fa: ma guarda, Brooke, quando esco da qui ci sarà una carneficina. Molto bello, è bravo, uno dei migliori attori. Peccato che il film ha fatto talmente cagare che non ci sarà uno sequel. O almeno credo, non so. Sta andando benissimo, al botteghino. Ma io dico a sti geni della Sony: non potevate sfruttare questo personaggio, questo Carnage, per primo? Stiamo parlando di un serial killer che ha la sua storia, ragazzi, ed è rosso. Qui stiamo parlando del Joker della Marvel, un Joker che cinematograficamente poteva essere in mano alla Sony, ma no. E poi gli sceneggiatori non si sono presi neanche la briga di far diventare il personaggio un po' più scaltro, un po' più acuto. Lavorare un po' di fantasia, dai! Toglierci di dosso quella macchia da villain anni 90 e regalare un po' più di intelligenza al personaggio. Le cose potevano essere diverse, invece che fargli dire magari ci sarà una mattanza, fargli dire ad esempio sono sano, sono una persona a posto, io guarda una volta fuori di qui saranno rose e fiori. Perché effettivamente il sorriso di Cassidy parla da sé, cazzo. Cioè, te lo devo dire io? No, cacchio. Dai. Non so voi ragazzi, ma a me non piace quando mi impacchettano tutto e me lo consegnano, tiè, tipo un bambino di 8 mesi. Mangiatelo. E quel che abbiamo è quel che c'è. A me piace quando il villain cela dietro di sé un piano così losco che anche se mediocre, quasi sicuramente in futuro ne sentirai parlare. Un esempio? Daniel Brühl con il barone Zemo, ecco. E invece ce lo prendiamo lì. Hanno avuto così tanta fiducia, ma così tanta fiducia nel primo film, che Carnage è rimasto per dopo. Ma state certi che quel dopo non ci sarà, forse. Ma chi si credono? Christopher Nolan? Questi qua vogliono fare i Christopher Cazzuti Nolan. Sapete, Christopher Nolan, che nel primo film di Batman ha scelto di scartare il Joker. E niente, dopo quella scena io me ne sono andato via. Però mi hanno detto che c'era la clip di Spider-Man Into the Spider-Verse. Una pubblicità che non c'entra un cazzo con Venom, grande come una casa. I film sui villain e gli anti-eroi dopo questa hanno i giorni contati. Il video si stava allungando un po' troppo, ma avevo un po' di domande da farvi, tipo: ma Riot se ne sta 6 mesi dentro la vecchia per poi passare al corpo di una bambina? Perché stava morendo? Cosa stava succedendo? Perché ci ha messo 6 mesi a decidersi? Cosa cercano? Un contrasto? Ma alla fine, quando muore questo Venom, che fa: oddio Eddie, cosa volevate fare? Cosa volevate ottenere? Una specie di morte alla Groot? No, perché dopo un minuto era già lì, eh? La ex ragazza che è dispiaciuta per la morte di Venom. Ma sul serio? Mi dispiace per Venom? Eddie, sì, ma no, fa lo stesso, dai. Era un serial killer alieno, ha ucciso dei barboni. Forse ucciderà anche me, perché a lungo andare, che ne so, boh, forse mi verrà il cancro al culo, non lo so. Ma che cazzo non li vieni a dire questo? Ah, mi dispiace per l'alieno. Mi dispiace. Ah, fanculo.